Buongiorno a tutti. Dunque, quest'oggi parliamo dell'impiego delle bombe a guida laser GBU-12 e del pod di acquisizione laser che si chiama Pave Spike. Ne abbiamo a disposizione due, vedete che c'è questo ANAVQ23 Pave Spike. Fast Smart Track, Targeting Pod, Rack, e quello sotto è uguale, salvo che manca questa dicitura tra parentesi. Il consiglio è quello di prendere questo, il più in alto dei due, perché ha delle funzionalità, delle capacità superiori. Andiamo a mettere delle bombe GBU-12 sotto il pilone 8 e 2. Se volete potete schiacciare questo triangolino giallo. Vedete questo triangolino giallo e qui andate a inserire il codice della bomba che di default comunque su DCS World è sempre 1688. Se avete molte bombe, lo potete mettere su una bomba sola e poi fate copiare a tutte le bombe dello stesso tipo, tutte le armi dello stesso tipo e così non dovete impostare il codice per ogni bomba. Comunque, se voi non fate niente è 1688 su tutte le bombe, dovete intervenire su questo solo se volete un codice diverso. Ok, quindi abbiamo caricato le nostre due bombe, abbiamo il nostro targeting pod, quindi pod come si dirà in italiano, comunque il dispositivo di acquisizione dei bersagli. Ci troviamo tra poco in volo dove vi spiegherò come impiegare questi armamenti, cosa che ve lo anticipo non è per niente facile, richiede un bel po' di pratica. Prima ancora però di andare a bordo, andiamo a occuparci dei tasti, quindi ci vediamo tra un attimo. Eccoci di nuovo qua, vi parlo dei tasti che vi servono. Uno è un tasto generico per l'uso dell'F4 Phantom, è questo Jester Context Action, serve per dire a Jester, il nostro WSO, Weapon System Officer, è quel tizio che sta dietro, il navigatore, se volete, di fare qualche cosa che dipende dalla situazione, quindi dal contesto. Nel caso nostro, serve per dire a Jester di bloccare il pod di ricerca del bersaglio in un posto ben preciso. Ok, quindi il tasto è questo, lo dovete associare a qualcosa sul vostro joystick, è quello che io vi raccomando. Poi abbiamo quest'altro tasto qui, Antenna Hand Control Challenge Button, che detto così non vuol dire niente, in verità è lo zoom del monitor, del display, del vostro pod di acquisizione bersagli, okay? Per fare uno zoom. Poi avete quest'altro tasto qui sotto, Antenna Hand Control Trigger Full Action, bla bla bla. Che cos'è? Serve per sparare il laser, per cominciare a sparare il laser dal vostro pod, in modo che la bomba che è appunto guida laser, dato lo stesso codice, vada a manovrare verso il punto al quale voi state sparando il laser. Poi ovviamente il solito tasto per rilasciare la bomba, questo è il classico. E ora invece vi parlo di un asse che vi serve, che è qui in fondo. Proprio in fondo agli assi, vedete, io ho scelto assi e qui abbiamo questo antenna hand control, serve per manovrare il puntatore del pod di ricerca bersagli. Questo è tutto, ci vediamo fra un attimo a bordo. Eccoci a bordo, ora ho messo in pausa attiva, quindi non ci stiamo muovendo. E cominciamo col portare il nostro reticolo, il reticolo in modalità aria suolo, air to ground. Poi, come al solito, andiamo qui al selettore delle modalità, andiamo su target find, e qui selezioniamo bombe. Andiamo a selezionare una bomba, questa o questa, non importa, una delle due, e poi andiamo ad armare il nostro master. Vedremo che c'è scritto qua arm. Poi scendiamo e sul selettore del nostro monitor scegliamo TV. Ok? A questo punto avete qua TV. Andiamo a impostare il contrasto. Benissimo. E ora vi dico cosa andremo a fare. Ci portiamo in zona obiettivo, manovriamo l'aeroplano
in modo da portare questa croce sul nostro bersaglio e a quel punto diciamo a Jester con questo comando. Con questo comando, Jester Control Action, di bloccarsi sull'obiettivo. Ok, fatto questo, andremo a portare l'aeroplano in leggera cabrata, inseriamo l'autopilota, col nostro selettore d'antenna, quell'asse di cui vi parlavo per ultimo, andiamo a spostare il nostro reticolo, schiacciamo il pulsante rilascio bomba, avremo un tono acuto, costante. La bomba verrà rilasciata dal computer quando è il momento opportuno e da lì in poi noi dovremo tenere questa crocetta sul bersaglio e ultima cosa dovremo premere questo pulsante per far partire il laser, ok? Questo subito dopo il rilascio della bomba. Vediamo cosa riusciamo a fare, quindi togliamo la pausa attiva adesso è off. Mettiamoci in volo pseudo livellato, velocità 350 nodi, andiamo a cercare il nostro bersaglio. Eccolo lì, portiamo il reticolo sul bersaglio più o meno. Tolgo un po' di motore. A questo punto vado qui nel display. Vedo già il bersaglio, vado a zoomare. Vedete quel veicolo lì sulla pista? Jester, gli dico di bloccarsi lì. Ok, più o meno nella zona. A questo punto comincio la mia cabrata, do un po' di motore. Vado a vedere il variometro che sia in leggera cabrata. Ok, autopilota. A questo punto devo essere ben allineato sul bersaglio che è qua, quindi devo essere ben allineato. Vado a sparare il mio laser. La lineetta si ferma. A questo punto vado con la crocetta sul bersaglio, schiaccio e tengo premuto il pulsante di rilascio bomba. Col joystick, ecco, bomba rilasciata, col joystick tengo la crocetta sul bersaglio, più possibile. Il più possibile. E voilà, colpito. Poi posso dire a Jester con la pressione lunga di tornare su. Vado a riprendere il controllo del jet togliendo l'autopilota e mi disimpegno. Riattacco il track IR. Abbiamo colpito il nostro bersaglio. E questo è l'impiego delle bombe GPU-12 con il pod di acquisizione bersagli e guida laser. Ci si vede al prossimo tutorial. Buona giornata a tutti.